Amici, buongiorno. Sono a casa mia sul balcone, sia pure sempre con vista mare, perché sul mare è impossibile starci, visto questo vento teso di grecale che alza la onda, le onde non molto, ma a livello di rumore ne fa anche troppo. Vi vorrei recitare un attimo, con la vostra pazienza, l'articolo 36 della Costituzione. Una volta che ve l'ho letto capirete il perché. Recita, ripeto: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente, ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Libera e dignitosa. Perché vi ho letto questo? Perché c'è in corso una grossa diatriba a livello di amministratori delegati delle grosse aziende, i quali si sentono in qualche modo, come dire, defraudati, si sentono attaccati nell'occhio del ciclone e ne hanno ben donde. Allora vi leggo alcuni di questi amministratori delegati. Allora abbiamo per esempio quello dell'ENI, Paolo Scaroni, ripeto Paolo Scaroni, il quale si mette in tasca 6 milioni e mezzo di euro, sia pure lordi, ma lordi o netti è la stessa cosa, perché poi le trattenute incideranno su quello che sarà la sua pensione, per cui si può anche parlare di lordi. Questo è uno. Abbiamo anche quello dell'Enel, Fulvio Conti, 4 milioni di euro. Andiamo avanti, quello della Finmeccanica, Alessandro Panza, 1 milione. A proposito della Finmeccanica, questa grossa azienda ultimamente è al centro di troppe attenzioni anche a livello della magistratura, perché sono corse delle prebende, ci sono intervenute della corruzione delle intrallazzi un po' a troppi livelli, quindi lasciamolo perdere. Per esempio, lui avrebbe dovuto controllare meglio, perché se prende soldi perché è in quel posto, evidentemente deve anche esserci per controllare. Ancora abbiamo quello, l'amministratore delle poste, un certo, fa per dire, Massimo Sarmi, più di 2 milioni di euro. Poi abbiamo altra gente piuttosto in basso, Giovanni Ialongo, quello del presidente delle stesse poste, abbiamo visto prima l'amministratore delegato, questo prende poco meno di 1 milione di euro. E poi, last but not least, quello che ha creato tutto questo polverone, il nostro amico amministratore delegato delle Ferrovie. Si tratta, come sappiamo, di Mauro Moretti, il quale prende poco meno di 900.000 euro. È al centro delle attenzioni perché? Perché qualcuno del governo ha detto lui prende troppo e quindi gli sarà diminuito lo stipendio, come del resto a tutti gli altri. Lui si è inalberato, si è incazzato, ha detto: se mi toccate la lira io do le dimissioni. Un coro generale di approvazione: dai le dimissioni, dai le dimissioni, dai le dimissioni. Allora lui cosa ha fatto? Ha sciorinato tutta una serie di miglioramenti che hanno avuto le Ferrovie sotto il suo comando. Ha parlato di utili, ha parlato di nuovi treni, ha parlato di contratti con l'estero, eccetera, ma ha dimenticato qualche cosa forse. Per esempio, i 31 morti della strage di Viareggio, lui ne è responsabile sotto l'aspetto soggettivo, perché se guadagna tanti soldi è anche responsabile di quello che succede. E poi parla di ferrovie in ordine, eccetera. Quale ordine? Perché non lo chiede ai pendolari che tutte le mattine sono costretti in treni sporchi, in civili, a fare delle tratte che sembrerebbe quasi andare a cammello, ai cammelli, vergognose, luride, con incivili, con bagni rotti, con finestrini che non si aprono, eccetera. Caro il nostro amico Moretti, prima di magnificare, controlli quello di cui sta parlando. Poi ora mi domando: ma perché
qual è il motivo per il quale questi signori prendano così alte prebende? Mi è venuto un dubbio. Forse il motivo ci potrà essere. Hanno due cervelli. Con due cervelli chiaramente si può agire e realizzare più che con uno. Quattro braccia, quattro gambe? Ma no. Comunque loro sicuramente hanno una capacità intellettiva superiore con due cervelli a quella di Einstein, il quale sappiamo bene cosa ha fatto e quale contributo ha dato alla civiltà mondiale. Comunque questi signori, tranquilli e sereni, sono andati avanti con nelle loro prebende, eccetera. Io mi chiedo e domando, ma lo sapete quanta gente in Italia vive male o sopravvive? Sono circa 10 milioni pensionati. Di questi pensionati circa 8 milioni vanno avanti con le minime. Cioè cosa sono? Sono quelle pensioni, per esempio, di invalidità, oppure pensioni sociali sopra 65 anni, e vivono con 500 euro mensili. Cosa fate? Cosa si fa con 500 euro mensili? Scaroni, che ti sembrano pochi, e tutti gli altri. Non solo. I pensionati sono costretti a pagare l'IRPEF, perché ci sono trattenuti alla fonte, chiaramente. Mentre tutto il resto della baracca ha possibilità evasive a iosa, vergognose. Faccio un esempio. I professionisti, avvocati, notai, un po' meno notai, ma insomma comunque negozianti, eccetera, cosa fanno? Pagano meno dei loro dipendenti. Questi dipendenti sono sui 25.000 euro, loro sono sì e no sui 19.000. Ma perché? Ma perché hanno tante spese, compresa quella dei dipendenti, hanno delle spese organizzative, di uffici, dei locali, eccetera. Allora, ma perché allora non vado a fare i dipendenti anziché rimanere lì a fare i datori di lavoro? È una cosa che viene naturale in questo senso. Solo un attimo, abbiate pazienza, dove ho messo? È volato di sotto. No, non è volato. Avevo preso un appunto che mi sarebbe servito, ma comunque vado a braccia, mi è anche una cosa naturale. Io, questa è la situazione dell'Italia di oggi, parlo di pensionati e di quelli che sono ai minimi. È l'Italia di ieri, quella di oggi, e mi auguro, e mi rivolgo a Renzi, che non sia quella di domani, perché francamente la situazione in qualsiasi confronto è mondiale, Europa eccetera eccetera, siamo all'ultimo livello, ma siamo al primo nella vergogna. Arrivederci.